mucca, signora mucca, ti dico grazie per le cose che ci dai, la mia maestra mi ha insegnato. Ciao bambini, ciao! Guardate dove siamo! In un allevamento di mucche, sì, perché oggi scopriremo come vivono le nostre amiche e come si prende il latte da loro! Sì! Guardatele! Bambini! Finalmente dei bambini come noi! Sì! Siamo nella parte dei vitelli! Qui ci sono vitellini nati addirittura oggi! Sì! Dietro di me c'è un bimbo nato proprio stamattina! Sì! E di fianco non è suo fratello, ma addirittura una settimana! Lo andiamo a conoscere insieme! Magari gli potremo dare un po' di biberon! Avete mai visto un biberon king size come questo? Sì, mi sa che oggi è il suo turno, venite a vedere! Ciao! Andremo a vedere i tre metodi di mungitura. Allora, io direi il primo, quello più antico. Sì, la mungitura manuale, sì! E poi numero due, la mungitura semiautomatica. E poi, alla fine, la mungitura completamente automatica e robotizzata. Sì, andiamo a scoprirle insieme! Questa è la mungitura totalmente automatica! Sì, andiamo a vedere come funziona. La mucca, che sono io, entra, viene richiamata dalla pappa, dal mangime, perché gli mettono il mangime in fondo. Sente l'odore, arriva. E poi da qua sotto spuntano i bracci per la mungitura! Sì! Ora il braccio sta pulendo le mammelle in attesa di essere munte. Guardate! C'è lo spazzolone per le mammelle! Siamo all'interno della macchina da mungitura, venite a vedere cosa succede, guardate! Queste sono le spazzole per pulire le mammelle, prima partono le spazzole e poi parte la mungitura, guardate! Qui abbiamo il latte che scorre nel tubo e guardate dov'è! Wow! Questo è il latte che da qui va nella cisterna ancora più grande. Wow! Mungitura semi-automatica. Che cosa vuol dire, bambini? Qui abbiamo intorno a noi tutte le mucche, però ci vuole la mano dell'uomo. L'uomo cosa fa? Prende queste, guardate, queste sono tettarelle che vanno inserite, guardate, venite con me, la vedete la nostra amica mucca? Vanno inserite nelle tettarelle della mucca e automaticamente il latte va qui e va nella cisterna, sì! E quando tutte le mucche sono state munte, piano piano si apre il cancello e tornano nella loro stalla, sì! Vogliamo vedere come si attacca la tettarella alla tetta della mucca? Andiamo a vedere! Ora proveremo ad attaccare le tettarelle alla tetta della mucca con la mungitura semi-automatica, guardate! Accensione! Wow, giriamo, guardate bambini, wow,
quattro tetarelle per quattro tette della mucca. Guardate, abbiamo la prima. Wow, da solo, si attacca da solo. Guardiamo la seconda, piano. E ne abbiamo già attaccate due. Proviamo con la numero 3. Wow! E poi guardate l'ultima! Wow! Il latte sta uscendo, guardate! Ora siamo qui per la mungitura più antica, la mungitura a mano. L'avete mai fatta? L'avrete vista in qualche film? Adesso vi faccio vedere. Questo è il secchio del latte. Lo mettiamo sotto la mucca e facciamo due coccole, perché lei non mi conosce, avete capito? Le coccole e poi con queste manine piano piano scaldiamo le mani, poverina, e poi prendiamo la tettarella. Guardate. Avete visto, bambini? Sicuramente è un metodo molto più lento degli altri, ma quanto è bello! Guardate! Bambini, ma abbiamo visto tanto, tanto latte! Ma lo sapete a cosa serve il latte? Prima di tutto è molto buono e ci fa crescere e diventare forti! Sì! E poi è un ingrediente fondamentale per le nostre torte. E poi con il latte si possono fare i formaggi. E poi si può fare il burro. Oddio, che fame che mi è venuta! Vado a farmi uno spuntino! Ciao, bambini!